benvenuti in questo nuovo video, io sono Creative Simmer e oggi ritorniamo con la Black Legacy. È mattina, sono le 7 della mattina e Reese si è svegliata presto perché dovrà andare a fare la colazione insieme a Laila, perché la volta scorsa ci siamo lasciate che Laila l'aveva contattata perché voleva andare a casa sua, però lei gli ha detto che no, non era a casa e che quindi se voleva potevano trovarsi da qualche parte per fare colazione insieme. Lei adesso sta preparando la colazione, sta facendo una macedonia di frutta, così gliela lasciamo ad Adam, tanto è prestissimo e lei ha fame, tutta è già pronta. E quindi andremo. No, no, non prendere, non mangiarla. Noi mangiamo fuori Iris. Ecco, metti tutto via. Mettiamo via anche questo, così la ritroviamo in frigo. E quindi ci andiamo a cambiare. Gli mettiamo un abito, questo. Mettiamo questo qui. Ok, carina. E adesso andiamo a mangiare da qualche parte insieme a Laila. Quindi viaggiamo. Dov'è Laila? Eccola qua. E andiamo a fare la colazione. Come non detto, c'è stato un qualche problema. Non riusci Laila si è andata e non riuscivo più a contattarla. Penso che ci sia stato qualche bug. Quindi ho deciso, sono ritornata a casa perché è inutile, perché non riuscivo proprio più a invitarla. Adesso dice invita nell'otto attuale, ma lì non potevo proprio invitarla. E quindi magari andiamo più tardi, nel pomeriggio da lei, vediamo se riusciamo. Intanto lei deve lavorare e a questo punto lavoriamo da casa. E con Reese che adesso ha mangiato, vediamo l'obiettivo, registra una guida allo stile, condivide con le masse. Ok, devo registrare al computer una guida di stile, va bene. No, no, dove vai? Ma prima di tutto con lei volevo creare il gruppo di yoga. Entro in un club, il gruppo di yoga che lei voleva appunto entrare in un gruppo di yoga perché voleva iniziare a fare lo yoga, si doveva rimettere un po' in forma e quindi decide di creare un gruppo yoga. Il nome che ho scelto è La Via del Karma. Così mi sembrava molto un titolo di un gruppo yoga. Allora, come attività, quindi hobby, penso che ovviamente fa yoga, poi meditiamo perché meditiamo, vediamo cosa possiamo fare, anche allenarsi perché magari c'è una palestra e svolgere attività della spa, perfetto. Nel gruppo volevo invitare mia mamma Elena, anche Mila. Oh mio Dio, cos'è questo? Perché Mila e Risa hanno la barra romantica? Vabbè, facciamo finta di non averlo visto. Ma cos'è questa storia? Vabbè, fa niente. E niente, è aperto a tutti, sì, va bene, e quindi confermiamo. Così lei ha creato questo gruppo, adesso siamo in poco. Ah, invitiamo anche lui, anche Adam, ma sì, dai, l'accompagna. Ok, così abbiamo fatto. Allora, adesso per la carriera dobbiamo scrivere una guida allo
allo stile nel blog, perché noi abbiamo anche aperto un blog. Quindi dai, vieni qui e carriera, scrivi una guida, così facciamo l'obiettivo della giornata. Tu invece? E poi volevo andare con Adam per fare il suo incarico, ovviamente con Riz, perché così le scattiamo una foto. Siccome gli ho cambiato il linguaggio, perché l'ingaggio che avevo scelto l'altra volta era dovevo fotografare dei bambini, ma non abbiamo i bambini e qua quando faccio assumi un soggetto di moda non mi fa assumere dei bambini. Quindi ho cambiato l'ingaggio e ho preso questo ingaggio luci motori attrazione. E bisogna scattare la foto di un simi in posa modaiola con le luci da studio di moda, quindi ritorniamo allo studio vecchio di Adam. Appena Riz avrà concluso di fare. Ah, sta registrando proprio come se fosse dei video su YouTube. Ecco perché sta parlando. Non è impazzita. Bella questa cosa. O no, forse. No, c'è qualcosa che non funziona. No, Befitei shimagra, grinoi foibi, sembra che stia santorque registrando shoshi, proprio come un video. arvini. Ok, dai, carina. Tu stai bene? Sì, vediamo. Allora, logico, ormai è arrivata quasi al livello 8. Hai fatto Riz? Ok, dai, allora andiamo con Adam e Riz, viaggiamo ed eccoci qua all'Emporio e qui di sopra abbiamo lo studio che c'è ancora, quindi venite qui insieme, io intanto vi imposto lo sfondo. No. Ma mettiamo questo, più grande all'interno e grande all'interno, così tanto che stanno arrivando, io gli sistemo anche la macchina fotografica. Ok, quindi deve scattare la foto insieme in posa modaiola. Ok, Rise si cambia. No, tu vieni. Mettiti questo, aspetti il fotografo e tu scatta una foto di Riz. Allora, modaiolo, entusiasta, flirtante, rilassato, triste. Ah, moda, questa qui quindi. Oh, aspetta, togliamo un po' di zoom. Quindi ho questa. Oh, mi piace questa qui. Proprio da vera modella. E magari, ecco, così è perfetta. Questa è bellissima di foto. No. Ok, perfetto, dai, facciamogli anche vedere le foto che gli abbiamo scattato, sfoggiare foto, gli diciamo, Riz, guarda che belle foto che ti ho Skipperò fatto. Bankingia. Belle. Kirga. Goshi. Ah, non gli sono Ulia. piaciuti, ma dai. Solci. Oh, che ti abbracciano. Puoi fare di meglio. Queste foto sembrano un po' sfocate, ma non è vero. Cosa? Stringi. Gliele Grinnea. Bomzoi dimpish. Gaba gaba stringiamo. pomeriguas. Canfulibo. Oh, che Suibni. carine. Palifa fipid. Secondo Oh, me le foto gli shirsha sono piaciute. Non è avery. vero che non gli sono Belarga piaciute. zucchini.
Allora, torniamo a casa e vediamo se Reese riesce ad andare con Laila. Finalmente siamo riusciti ad avere il tavolo. Penso che deve andare un attimo in bagno. Gli diciamo, beh, salutiamola per prima cosa. Chiediamo semplicemente come sta, Parliamo della pioggia, gli chiediamo come sta, come va. Siamo un po' distaccate, ecco. E lei dice: sì, tutto bene, il solito. E lei dice: sai, era da tanto che volevo parlare con te, per chiarire un pochino. E lei dice: sì, va bene, vado un attimo in bagno un secondo, eh? No, non deve andare in bagno. Ok, allora ordiniamo per il tavolo. Sono le 4:30, mi sa che si prendono un caffè. Allora, un cappuccino. Sa che Lisa avrebbe bisogno di qualcosa di più forte, di un cappuccino. Dai, prendiamo un tè verde caldo, visto che piove fuori e... no, questo è il tè yerli, il tè verde è questo qui. Ecco, cambiamo. E a Laila gli prendiamo il cappuccio. Ok, così ci beviamo un caffè mentre... chiacchieriamo e gli chiediamo come mai ci ha chiamato, cioè dopo quello che è successo, cosa voleva. Lei dice: sai, posso capire che mi sono comportata davvero male, infatti è un po' abbacchiata, un po' battuta, anche se Reese ha questo sorrisino un po' malinconico, come dire, eri la mia migliore amica. Non fa vedere un po' le emozioni che prova, anche se è molto sulle sue, ecco. E andiamo al sodo, chiediamo di un altro sim e chiediamo di Tom. Allora, come va con Tom? Cosa mi dici? E lei gli sta dicendo che è molto innamorata di Tom. Però non glielo sta dicendo per farla stare male, gli sta dicendo che gli sta raccontando tutta la storia. Ok, grazie, Don Lotario. Gli sta dicendo che quando si erano lasciati, dopo il liceo, Reese e Tom hanno... Vieni, siediti. Loro per un... Laila e Tom per un periodo si sono frequentati e quando Laila aveva consigliato a Reese di riprovare con Tom è perché avevano deciso di lasciarsi, no? Di non frequentarsi più e di non dirgli niente perché non voleva farla soffrire. Infatti glielo sta raccontando ed è un po' triste, però lei non poteva più ignorare i sentimenti che comunque provava per Tom e quindi si sono rincontrati, hanno parlato un po' ed è successo quello che è successo. Infatti Laila si vergogna un po' di
del male che ha fatto a Risi, infatti è un po' triste, però è felice della sua storia con Tom perché sta diventando una storia importante, sono andati a convivere insieme. E lei che cosa gli può dire? Gli può dire, possono solo un po' litigare perché comunque Reese gli dice che ha fatto una cosa tremenda nei suoi confronti, che l'hanno presa in giro, Tom doveva parlare chiaro. E a quanto pare Laila non l'ha presa molto bene quello che gli sta dicendo, anche se comunque Reese ha ragione perché si è comportata male. E lei sta dicendo, sì, ma la prima volta che l'hai lasciato sei stata tu, quindi cosa pretendevi? E niente, comunque lei dice, va bene, non vi voglio comunque più vedere, vi auguro solo una vita felice. E Laila, come ultima cosa, gli dice: però anche Tom voleva parlarti. Infatti, sia lui che io abbiamo provato a contattare Adam, ma non mi ha mai risposto. Infatti, dice: come? Che faccia? Come avete contattato Adam? Ma non mi ha detto nulla. E lei si sente doppiamente presa in giro perché dopo quello che è successo con Tom, lei non si fida più tantissimo delle altre persone, ha paura che non gli dicano la verità, no? E guardate Laila, secondo me gliel'ha detto apposta. E quindi pensa che Adam non gliel'ha voluto dire per tenergli qualcosa di nascosto, ma semplicemente non gliel'ha detto perché non gli sembrava una cosa importante e soprattutto non voleva farla soffrire. E niente, quindi andiamo via. Gli auguriamo. Povera! No! C'è rimasta malissimo Reese che Adam non gli ha detto niente perché comunque è una cosa che sta nascendo adesso, no? Ah, mi insulta pure Laila. Vabbè, andiamocene, va? Comunque penso che Reese non vorrà mai più vedere Laila e gli dice: guarda, non voglio vederti mai più te e Tom. Vivete la vostra vita e basta, e lasciatemi in pace. Quindi vattene. Andiamo un attimo in bagno e poi torna a casa per parlare con Adam, per capire. È tornata Reese e come una furia comincia a disputare con Adam, dicendogli: ma tu non me l'hai detto che Laila e Tom ti ha contattato? Come hai potuto? Ma ok, sedetevi. Per disputare si siedono sempre. Come hai potuto? Io mi fidavo di te. Ma io non te l'ho detto semplicemente perché non mi sembrava il caso di dirtelo, e poi è stato un messaggio. Quindi non c'è bisogno di arrabbiarsi in questo modo. E lei gli dice: me lo potevi dire? E lui dice: sì, è vero, hai ragione, però mi preoccupavo più che altro per te che stavi soffrendo, mi sembrava inutile dirtelo. E allora dai, abbracciamola, magari la stringiamo, vieni qui, non andare a letto. Che cosa gli ha detto Riz?
Andiamo, smettila di essere così sexy. Secondo me gliel'ha detto mentre si abbracciavano. Oddio. E secondo me la bacia. Gli dà un bacio. In cucina. E lui sta dicendo: tu ti puoi sempre fidare di me, sarò sempre dalla tua parte. E lei non se l'aspettava di questo bacio perché sa quanto è timido Adam. Allora lei lo ribacia e sussurra parole dolci. E tieni la mano, dai. Così poi riso e gli dice che va a letto a dormire. Oh, che carini, lui è tutto rosso. Allora, buonanotte, Adam. Ok, dai, facciamo colazione domani mattina. Quindi andiamo a dormire. E lui rimane qua tutto felice. Guardate come sorride, strafelice di come sta andando la loro storia. E Adam per Reese è vicinanza maggiore per i ricordi felici e Reese per Adam adorante. Quindi non sono ancora innamorati, però la loro amicizia sta andando avanti. Quindi andiamo a Nanna. E la prima ad alzarsi è sempre Reese, quindi andiamo in bagno. Non è stato il mio miglior bacio per il primo bacio, non è stato così bello, ma neanch'io sono esperta. Ah, è sveglio anche lui. A lui va a strappare le erbacce, bravo. Fai una cosa, vendi anche tutto, grazie. E stirpa le erbacce. Ah, Adam si sente rinascere al vedere la sua coltivazione di piante amiche germogliare. L'emozione appena sbocciata è forse segno che gradisce il giardinaggio? Va bene. Molte cose in comune con Reese. Gli piace anche lui il giardinaggio. Invece lei... Dov'è? Tiriamo fuori la colazione. Mi raccomando, non dolcetti, ragazza mia, questo. E visto che è qui, anche il succo d'arancia. Bevi. E invece lui si prende il dolcetto, va bene. Ha la faccia di Reese che sta cercando di rimettersi in forma, anche se è in forma. Ah, però non l'hanno ancora approvata la foto, ma devo inviarne un'altra? Invia. Boh, vediamo. Vabbè, andiamo avanti perché mi sa che c'è qualcosa che non va. Allora, lavoriamo da casa. E devo registrarmi presso un parco. Quindi in teoria dobbiamo andare ad un parco e cambiare il look a qualcuno. A proposito, aggiorniamo il nostro blog un attimo. Tu intanto fai la logica, va bene. Aggiorniamo lo stato. Ah, il cliente ha approvato la foto! Che immagine fantastica! Le foto sono approvate e arrivano per posta, quindi controlla la tua cassetta. Ottimo, meno male. Pensavo che ci fosse qualche bug. Ok, perfetto. Allora, aggiorniamo il profilo. Acquisito uno stile di vita, quale? Unitario. Ok. Sedentario, no, no, ragazzo mio, vai. Per forza, giochi solo alla logica. Sono venuta qui al bocciolo del deserto per vedere se c'è qualche anima viva. Non c'è nessuno? C'è questa semina. Sì, va bene, dai. Vieni, vieni qui.
Ci presentiamo, una bella presentazione allegra. Diciamo Giulia, ciao, sono Rise e sarò una futura stilista. Vuoi dei consigli di moda? E chiediamo a Giulia di modellare un look. Ti va bene se ti do qualche consiglio, ti aiuto a modellare il tuo look? Vediamo che cosa ci dice. Possiamo modellare il tuo look, Giulia? Così diventiamo amiche? Ma che palle! Scusate, mi è uscito. Senza pensarci. Ma perché escono tutti questi pop-up di Victor? Va bene, sì, gradisci la forma fisica. Dai, possiamo farti il look? Oh, grazie. Si mette tutta. Perché? Allora, secondo me. Intanto gli fa le foto. Ma che bello, lei si mette in posa. Va bene, grazie. No, però volevo. Va bene, gli diciamo che magari viene a casa nostra e così gli facciamo il look. Spunto di stile. Ok, abbiamo preso anche lo spunto di stile dal suo look, anche se non è bellissimo come look. Quindi torniamo a casa. E magari invitiamo qualcuno per appunto cambiare il look. Ok, siamo tornati a casa. Magari invitiamo qui chi possiamo invitare? Dov'è Giulia? Che abbiamo conosciuto. Eccola qui. Invitiamo nell'otto attuale, così gli diamo dei consigli di stile. E gli cambiamo lo stile in modo da farci conoscere e poi gli facciamo una bella foto e eccola e la postiamo sul nostro sito per farci conoscere. Invita ad entrare. No, no, non tu, scusa, ho sbagliato. Tu non farci caso. Invitiamo noi ad entrare, la invitiamo noi. Ralleghiamola. E chiediamo a Giulia di modellare il look. Magari entriamo, facciamo così, chiacchiera qui, entriamo. Simone's E gli arrow. chiediamo Oh, appunto di Minnesota. modellare il look. A beamy Shrozies. Nuloy. Gamarish Brie. A Cruz. No, offri di rifare il look a Giulia. Ecco, era Simara questo il. Watanabe. Flazzle Pelka. Karenzi. Ah, Bayumi. Vediamo se ci fa rifare il look. Ulak. Yemful Ah, ha approvato Apolchava. anche questa. Ok, due foto Yembopli? approvate. Panadaiola. Possiamo rifarti il Dimes look, Somos. vedrai che sarai bellissima. Orcablashu. Così chissà, magari sistemiamo un po' il look a tutti questi sim che si vestono male, come lei, guarda qui. Ok, si sono alzate finalmente. Lì prende le misure, bellissima queste interazioni che lì prende le misure. Come se davvero gli crea ad hoc degli abiti per i sim. Ecco qua, gli ho sistemato il look, questo qua di clima caldo, gli ho messo questa magliettina con i pantaloncini e delle zeppe e vediamo se gli piace. Così gli facciamo. Se tu sei per oggi ti va di festeggiare con me? No, non vuole festeggiare con te.
Gli facciamo anche una foto a Giulia, così poi la postiamo, ops, ho sbagliato, nel nostro sito. Scatta una foto di Giulia. Vieni. Non in mezzo al tavolo. Uffa. E scattiamo una foto a Giulia. Guarda, si è messa anche in posa, così magari va bene, dai. Ok, e la salutiamo, gli diciamo che è stato un piacere aiutarla per il suo look e lei ci ringrazia, che è stata molto contenta dei suoi consigli e ovviamente gli complimentiamo per lo stile, perché ha i nostri stessi pantaloncini, come se questi pantaloncini li avesse fatti lei, ecco. Stai benissimo così, Giulia, davvero. E niente, la mandiamo a casa. Ciao, grazie. È stato un piacere, Giulia, davvero. In questo modo aumentiamo anche le nostre amicizie. Ho appena ricevuto un messaggio. Va bene, Giulia, ciao. Perché qui? Secondo me lei altro non sta stalkerando Adam. Andiamo, vieni qui a vedere un po' che cos'ha. Ah, c'è un sentimento. Ah, Riz è adorante per Giulia, gli piace come persona. Magari la invitiamo nel nostro gruppo, che non siamo ancora andati a fare un po' di yoga. Ah, chiediamo di essere solo amiche. Ecco, mi sa che qua è successo qualcosa di strano. E magari rallegriamola e la mandiamo a casa. Vabbè, grazie mille per la visita, mille, è stata davvero un piacere. Però, ciao ciao. Mi sono dimenticata di avere degli impegni. E gli raccontiamo anche che abbiamo appena fatto il look alla nostra prima cliente, quindi lo abbracciamo. E gli parliamo dei sogni, chissà, magari un giorno posso aprire, diventerò super famosa, potrò aprire con i miei vestiti dei negozi. La mamma che gli scrive: "Hai visto le foto divertente nella quale ti ho taggato?" Ah, va bene, sì, mamma, grazie. Crez Frong Borb. Chibido? Chibido! Unjima! Sussurriamogli Sembe parole moi dolci, bin, dai, Simona siamo Sarah. romantiche. Naya Floof Muchi Peachy. Mona Fej Husha. Simona Sarah Puquam. Muma Larkin. Finosabatne. Ok, dai, Yaflotri. Riz, scendi, basta fare la romanticona. Scendi qui, che aggiungiamo le foto al computer, al social network, quindi condividiamo le immagini della nostra cliente. Siediti. Social network qui. Condividi immagini. Non so chi è questo Arnav, non lo conosco. E vuole andare a fare jogging. Penso di finire qui la puntata, perché poi la prossima volta abbiamo in tutto 160 follower. Però brava Riz. Penso che la prossima volta andiamo con il gruppo di yoga a fare un po' di yoga, il nostro gruppo, e magari sistemerò un po' l'arredamento della casa, visto che abbiamo 16.000 simoleon, in questo modo la sistemiamo un pochino, perché adesso è arredata davvero male. Io vi ringrazio di aver visto il video fino a questo punto. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, io vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!